la fashion blogger continua ad attirare l'attenzione su di sé. Ecco cosa ha fatto questa volta. Il viaggio di nozze di Chiara Ferragni e Fedez è all'insegna del divertimento ma anche delle polemiche. La fashion blogger e il rapper attraverso i loro post su Instagram hanno scatenato l'ira di diversi utenti web. Alcune ore fa, ad esempio, la cremonese ha pubblicato uno scatto, secondo lei bellissimo, in cui appare come una Madonna. Il montaggio è fatto bene e ovviamente si tratta di qualcosa di ironico, ma non tutti la pensano come lei. Accanto all'immagine la Ferragni ha scritto questo, punto by the talented chiocciola Sara Shakel. La protettrice degli influencer e degli imprenditori digitali. Chiara Ferragni al centro delle polemiche per uno scatto postato su Instagram. Ma lo scatto postato da Chiara Ferragni sul suo profilo Instagram non è piaciuto a tutti. In molti l'hanno considerata blasfema e infantile. Vorrei capire perché puntare sempre alla blasfemia, facendo immaginare la figura di una Madonna o di una santa. Ha scritto una follower. Ma non è l'unico commento negativo nei confronti della fashion blogger. La maggior parte dei seguaci, però, hanno fatto i complimenti alla loro beniamina. Ricordiamo che quest'ultima e il marito Fedez sono alle Maldive e risiedono in un resort lussuoso da 4.000 euro a nozze con tanto di maggiordomo disponibile H24. Punto Chiara Ferragni e Fedez e le polemiche. Punto i profili Instagram di Chiara Ferragni e Fedez messi insieme superano i 20 milioni di followers, quindi è inevitabile che tra loro ci siano degli haters o persone che non sono d'accordo con i loro modi di fare. Negli ultimi giorni i due si sono mostrati più volte svestiti, soprattutto la fashion blogger cremonese, quindi non sono mancate le critiche. La donna difficilmente replica, ma di recente si è arrabbiata con un utente, che l'ha considerata una cattiva madre per Leone.